Le malattie dell'aorta sono rappresentate in primo luogo dagli aneurismi e dalle dissezioni. Sono delle malattie poco note alla popolazione perché hanno un'incidenza non altissima. Tuttavia, gli aneurismi, che sono in primo luogo caratterizzati da una dilatazione dell'aorta, purtroppo irreversibile, sono una patologia molto grave. L'aorta, come riesco a mostrarvi qui, tende a crescere nel tempo, si dilata sempre di più, come questi modelli di stampa 3D di pazienti veri riescono ad evidenziare meglio, e si comportano come delle vere e proprie camere d'aria delle nostre biciclette. Per esempio, si gonfiano fino purtroppo ad avere nella loro storia naturale la rottura. Queste malattie oggi sono primariamente trattate attraverso l'impianto di stent graft. Sono queste strutture che sto tenendo adesso nelle mie mani e che, come vedete, possono avere sia una lunghezza ma anche dei diametri diversi, perché sono costruite in maniera tale da poter essere utilizzate dalla gran parte della popolazione. Tutti noi potremo avere delle dimensioni delle arterie, quindi delle dimensioni dell'aorta, che è l'arteria più grossa del nostro corpo. Quanto più varia, dipende in primo luogo dalla nostra altezza, dipende dal peso, quindi dai nostri dati biometrici, ma dipende anche, per esempio, dal nostro patrimonio genetico. Questa tipologia di studio oggi è parte integrante di un progetto, che è il cosiddetto progetto flagship del 5 per 1000, che stiamo sviluppando qui all'Ospedale Policlinico di Milano. Che cos'è? Sappiamo che quando noi posizioniamo una qualunque endoprotesi all'interno di un'aorta, si crea una reazione infiammatoria che si associa potenzialmente a delle problematiche respiratorie, caratterizzate per esempio da versamento, da polmoniti, da reazioni atelettasiche, da funzionalità respiratoria che viene ad essere in qualche modo un po' compromessa nei primi giorni. Questo è un dato osservazionale, noi lo abbiamo osservato tante volte, è noto da anni, ma il perché questo avvenga non è chiaro. Ed è proprio questa la motivazione del nostro studio qui in Policlinico, che vede attivi non solo noi, ovviamente, della chirurgia vascolare, che siamo coloro che curano in primo luogo questi pazienti in questo specifico segmento dell'aorta, ma anche altri colleghi, come per esempio i cardiologi, i cardiochirurghi, i colleghi della pneumologia che si occupano delle malattie respiratorie, gli anestesisti e anche i radiologi, che poi eseguono gli esami di diagnosi, ma anche di controllo e di follow-up dei nostri pazienti, cioè a dire le cosiddette TAC, che ci permettono insieme di capire quali problematiche sono presenti. Ed è proprio questo il finalismo, quello di capire un po' di più su una malattia meno nota rispetto a tante altre, poter aggiungere un pezzetto di conoscenza per una migliore terapia e una migliore gestione proprio dei nostri pazienti.